Approfondiamo le considerazioni fatte nell'ultimo video. Abbiamo il sodio e stiamo sotto la frequenza di soglia, quindi questa luce verde non emette nessun fotoelettrone. Accorciamo appena la lunghezza d'onda e andiamo appena sopra la frequenza di soglia, i fotoelettroni vengono emessi molto lenti, perché negli urti i singoli fotoni di questa luce verde hanno appena l'energia sufficiente a estrarre gli elettroni, quindi a fornire loro il lavoro di estrazione. Ma la differenza, non rimane praticamente niente da dare come energia cinetica, infatti vanno estremamente piano questi elettroni, qui non siamo in polarizzazione né diretta né inversa, quindi gli elettroni non vengono né rallentati né attratti dal collettore. In pratica ci troviamo in questa zona del grafico appena sopra alla frequenza di soglia e queste barrette, rosse rappresentano l'energia cinetica che viene fornita ai singoli elettroni, quindi adesso la barretta rossa è estremamente piccola. Questa retta rappresenta proprio l'energia cinetica degli elettroni più rapidi, è la formula di Einstein. Adesso ho messo una luce blu, quindi di minore lunghezza d'onda, maggiore frequenza, vuol dire i fotoni della luce blu sono più energetici e quindi tolto il lavoro di estrazione, possono dare ai fotoelettroni un'energia cinetica residua maggiore e magari stiamo in questa zona del grafico dove la barretta rossa è più alta. È l'energia cinetica che viene data agli elettroni. Volendo nell'applet virtuale posso vedere anche soltanto gli elettroni più rapidi, quelli che sono legati più debolmente, e vediamo che partono con una buona energia cinetica. Adesso ho aumentato ancora di più la frequenza, quindi stiamo qua a una frequenza ancora maggiore, e vediamo che gli elettroni vengono emessi con una energia cinetica maggiore perché i fotoni sono più energetici e quindi hanno più energia cinetica da dare agli elettroni dopo averli estratti. Stiamo guardando sempre soltanto gli elettroni più rapidi, volendoli posso vedere tutti quanti, anche quelli meno rapidi. Infine, con una frequenza ancora più alta, una lunghezza d'onda ancora più corta, vediamo che gli elettroni vengono emessi con ancora maggiore energia cinetica. Stiamo in corrispondenza, per esempio, di questa frequenza, l'energia cinetica data agli elettroni è ancora maggiore. Questo grafico, questa retta, in funzione della frequenza della luce, è questa retta qua. Infatti vediamo l'energia degli elettroni, l'energia degli elettroni in funzione della frequenza della luce. Questo punto del grafico sarebbe questo.